Hai un momento, Paladino Dance? Ci sei? Ci sono. Splendido. Seguimi e cerca di non rimanere indietro. Saremo da questo vicolo. Seguimi. La Arc Jet si trova qui vicino, a ovest. Se prendiamo questa strada, dovremo riuscire a evitare i branchi più numerosi di ghoul ferali che infestano Cambridge. Allontanarsi così tanto dalla stazione di polizia è rischioso, ma il nostro obiettivo numero uno è attivare quel trasmettitore. Se fosse stato per me, avrei trasferito la mia squadra. Ma lo scriba Aylen rilevato tracce energetiche non identificate nell'area su cui dobbiamo fare luce. Non ne sappiamo molto, a parte il fatto che sono di breve durata e trasmettono su una frequenza raggiungibile solo con una tecnologia avanzata. Temiamo che o qualunque cosa stia creando queste tracce possa rappresentare una potenziale minaccia. Dunque è nostro dovere andare a controllo. Ancora. Hai sentito? Dovrete passare sopra di me! Forse ti sorprenderà sapere che la mia squadra di ricognizione non è la prima a visitare il comune. Negli ultimi 7 anni, altre 2 squadre erano state inviate qui dalla confraternita. Per quanto riguarda la mia squadra, abbiamo
perso 4 uomini nella zona contaminata. Siamo un bersaglio. Io sin dal nostro arrivo. Nonostante tutte le difficoltà, però, non ho alcuna intenzione di arrendermi e tornare a casa, né di venire ammazzato.
Paladino Dance. Ascolta, voglio un lavoro pulito secondo le regole. Niente atti d'eroismo. Mi sono spiegato? Cosa dovevamo fare alla Arcjet? Siamo qui per recuperare un dispositivo che ci permetterà di amplificare il segnale della torre radio alla stazione di polizia di Cambridge. Senza, non possiamo metterci in contatto con i nostri superiori. Ricorda, il nostro obiettivo principale è il trasmettitore ad ampio raggio. Concentrati e fa attenzione a dove spari. Non voglio essere colpito da un proiettile vagante. Rottami, pare che i sistemi di sicurezza automatici del complesso siano già stati messi fuori uso. Da questi rottami, pare che i sistemi di sicurezza automatici del complesso siano già stati messi fuori uso. Paladino. A giudicare da questi rottami, pare che i sistemi di sicurezza automatici del complesso siano già stati messi fuori uso. È opera della confraternita d'acciaio? Purtroppo, no. Guardate intorno. Non c'è un solo bossolo di proiettile a terra, né una singola goccia di sangue versata. Questi robot sono stati attaccati dai sintetici dell'istituto. Sintetici? Sono come dei normali robot? Sono un orrore tecnologico creato dall'istituto. Abomini che, nelle loro intenzioni, dovevano servire a migliorare l'umanità. Il
Il solo fatto che esistano è inaccettabile. Cos'è l'istituto? È un gruppo di scienziati che ha iniziato ad agire clandestinamente dopo lo scoppio della Grande Guerra. Ha trascorso gli ultimi decenni a disseminare i suoi orrori tecnologici nel Commonwealth. Sbaglio o hai paura dei sintetici? C'è una grossa differenza tra l'avere paura e l'essere preparati. Ora... Se riesci a trovare un modo per aprire quella porta, io perlustro l'area. Violarlo è impossibile.
rilevati segnali ostili. Forse non siamo soli. Per ordine dell'istituto, devo procedere chiunque sia. Sono sani. Bene. Che cazzo di sintetici? Hanno invaso gran parte del complesso. Tieni gli occhi aperti. Sono delle torrette più avanti. Del motore si trova più avanti. Dovrebbe essere la nostra meta finale. Occhio a dove metti i piedi. Sembra che non ci sia corrente in questa sezione. Si sarebbero divertiti un mondo qui. Il trasmettitore dovrebbe trovarsi nella sala comandi in cima al nucleo, ma pare che gli ascensori siano fuori uso. Per ora non ci resta che continuare a scendere. Dobbiamo trovare un modo per riattivare la corrente nel complesso. Deve esserci un generatore d'emergenza da qualche parte. Perlustra l'area di manutenzione nella stanza principale. Io resterò qui a coprire le retrovie. Visioni, sguardi ironici, risate, prese in giro. Oh, certo, è andato a scuola, alle superiori. Ma ve ne conosco. Rilevata perdita di energia. Il nucleo del motore è stato disattivato. Che tenero. Istituto tecnico. Voglio vedergli realizzare.
realizzare questo in un istituto tecnico. La mia meraviglia dell'ingegneria. La migliore arma d'accelerazione di scarti. Il mio tesoro. Il mio junk jet. Vedranno. Gli ingegneri con le loro armature e le loro belle lauree. Lunedì mattina. Vedranno. Bene. Fantastica. Energia nucleo del motore ripristinata. Motore termico alimentato, attivato e in attesa di comandi. Comando accettato. Iniziato il conto alla rovescia di 5 secondi. 5. 4. 3. 2. Acceso.
Ottimo. Energia nucleo del motore ripristinata. Motore termico alimentato, attivato e in attesa di comandi.
Dance? Basta con le chiacchiere. Abbiamo ancora da fare. Forse non siamo soli. Rilevati segnali ostili. Rilevo del movimento. Curioso. Da quella parte! Prendiamoli! Attacco il nemico. Thank you.
Paladino Dance. Non c'è tempo ora per le domande. Dobbiamo muoverci. Andare un po' più liscia, ma l'importante è aver portato a termine la missione. Siamo una bella squadra, non avevo dubbi. Già, una volta tanto è bello lavorare con un civile che segue gli ordini. Detto questo, credo che abbiamo due faccende importanti di cui discutere. Innanzitutto, se mi consegni il trasmettitore ad ampio raggio, ti ricompenserò per il tuo aiuto durante questa operazione. Quest'arma potrebbe fare al caso tuo. È la mia modifica personale del fucile laser standard della confraternita. Spero possa tornarti utile in battaglia. Grazie. Prego, civile. Riguardo la seconda questione, ho una proposta da farti. Abbiamo scappata per un soffio prima. L'operazione si sarebbe potuta concludere con un disastro. Ma tu... hai saputo mantenere il sangue freddo e comportarti davvero soldato. Sono sicuro che tu abbia le qualità necessarie. Per come la vedo io, puoi scegliere tra due strade. Trascorrere il resto della tua vita vagando da un posto all'altro, dando una mano in cambio di una modesta ricompensa. O unirti alla confraternita d'acciaio e lasciare un segno su questo mondo. Che ne dici? Sarebbe un onore per me. Era quello che volevo sentirti dire. Per i dettagli... vediamoci alla stazione di polizia. Come ti va, bello? Non importa, bello. Ehi, come ti va, bello? Ehi! Ehi, bello, ti va di trovare qualcosa per me? Vedi se c'è qualcosa di utile nei paraggi, bello. Qui. Vai in rapporto alla stazione di polizia. Io ti raggiungerò. Dance, che gioia vederla sano e salvo, signore. Signore, ha avuto fortuna? Missione compiuta. Abbiamo il trasmettitore. Finalmente una buona notizia. Ottimo lavoro, signore. Non ce l'avrei mai fatta da solo. Aelin, Rhys, diamo il benvenuto alla nuova recluta della squadra di ricognizione. Promette molto bene. E con la giusta guida, credo che potrà diventare una delle migliori.
Grazie. Non vi deluderò, promesso. Non devi dimostrarmi altro. È bastato recuperare il trasmettitore. Dunque hai deciso di restare? Pensavo che ci avresti abbandonati una volta riscossa la tua paga. Ti dispiace che resti? Forse. Ho già abbastanza problemi tra mutanti e gulferali. Non me ne servono altri. Rhys, ora basta. Che ti piaccia o no, dovrete imparare a lavorare insieme. E tu devi capire cosa significa far parte della confraternita. Noi non siamo mercenari, siamo un esercito. E abbiamo dedicato le nostre vite a far rispettare un codice etico rigoroso. Se vuoi restare nei nostri ranghi, devi obbedire ai nostri principi senza fare domande. Mi insegnerai questo codice etico? Se avessi prestato attenzione all'Arkjet, ne avresti già presa una parte. Il resto ti sarà chiaro man mano che trascorrerai più tempo insieme agli altri soldati. So che non vedi l'ora di cominciare. Dunque, vengo subito al punto. Ci sono solo due cose che chiedo a chiunque sia sotto il mio comando. Disciplina e rispetto. Stai al tuo posto e obbedisci quando ti do un ordine. Semplice. Prima di lasciarti a Aelin e Rhys, che ti assegneranno i tuoi incarichi, c'è un'ultima cosa. Da questo momento in poi avrai il grado di iniziato. È un grado valido solo per l'addestramento. Non mi è concesso assegnare gradi superiori a questo. Non mi va di essere l'ultima ruota del carro. Non si tratta di una mancanza di rispetto verso le tue qualità. Tutti quanti iniziano da qui. Ad victoriam, iniziato. Non sa nemmeno cosa significhi, Aelin. Ad victoriam vuol dire alla vittoria. Noi non accettiamo la sconfitta, perché ci battiamo per il futuro dell'umanità. Il nostro grido di battaglia è più potente di qualsiasi arma tu possa impugnare. Ricordatelo. Puoi andare. Fai rapporto a Aelin o a Rhys per il tuo prossimo incarico.